No, ma io penso che anche nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima gara. È normale che quando alla prima occasione ti trovi sotto e dopo che hai sfiorato per 4-5 volte il gol non è facile, però i ragazzi sono stati bravissimi a interpretare la gara come avevamo preparato. Sapevamo che loro avrebbero giocato con tutti gli effettivi dietro la linea della pala, sfruttando quello che erano le partenze dei due giocatori davanti molto veloci. Però insomma, io che posso pretendere di più da una squadra che crea così tanto, che tante volte arriva sul fondo e arrivano 20 volte con palla messa dentro e non riusciamo a concretizzare. Quindi sotto l'aspetto della manovra sono non soddisfatto di più e orgoglioso di quello che i ragazzi stanno facendo. Loro hanno un po' questa caratteristica, no? Giocare tutti dietro la palla sfruttando le ripartenze, però non ci hanno creato nessun pericolo se non nell'occasione del gol, nel primo tempo un tiro di Ricarmine parato da Alfred. È vero anche che noi abbiamo creato tanto e dobbiamo sfruttare meglio tutte le occasioni che creiamo, perché non si possono ogni volta per fare gol creare 20 palle gol. A Latina ci stava che tu andavi e pareggiavi, come ci stava che tu vincevi oggi a Crotone, ma non è questo quello che guardo, ma è la prestazione della mia squadra. Ho sempre detto che dobbiamo migliorarci partita dopo partita, perché magari quando le aspettative sono maggiori, questa squadra potrebbe avere qualche difficoltà. Invece dobbiamo guardare gara dopo gara, cercando quelli che sono gli aspetti tattici, e poi c'è da dire che il Crotone sta facendo non un grande campionato, un grandissimo campionato. Però insomma dobbiamo ancora lavorare. Obiettivamente non so che chiedere di più, perché stanno facendo tutto quello che gli chiedo durante la settimana e sono ancora una volta, anche dopo la prestazione di oggi, orgoglioso di allenare questa squadra. Sì, impegni difficilissimi che dobbiamo subito metabolizzare questa partita e cercare di recuperare più energie. Più mentali che fisiche, per poi presentarci a Trapani e giocarci come ogni partita la gara della vita, come stiamo facendo. Ma sicuramente sotto l'aspetto mentale penso e spero che non mancheremo. È normale che dobbiamo anche valutare l'aspetto fisico, se c'è qualcuno che ha bisogno di riposare lo valuteremo in questi giorni. Però insomma penso che sotto l'aspetto mentale sappiamo che ogni gara è una partita non importante di più. Abbiamo organizzato con la società un modo per stare insieme dai primi giorni, dal 24 fino al 29, perché è giusto che poi ci si concentri su quello che è l'obiettivo, che sono queste due gare, e poi avranno 10 giorni per riposarsi. Un buon risultato, ma per la squadra voglio vincere questa partita. La rivista abbia gioca difensiva e va bene così. No, ma voglio provare, la metti troppo bene. Prossima volta speriamo va a fare il gol. No, per me non ho meritato questo punto. Perché secondo tempo gioca solo defensiva e solo fa fallo e Tanti niente, fallo, tanti fallo sfida qui. e niente.